Se oggi abbiamo come ospite particolare il carissimo Lux, che fa sempre parte di noi, ma ci è venuto a trovare da lontanissimo. E quindi stasera farà parte del nostro gruppo. Manca Rax perché è in giro per lavoro. Trasferta. Esatto. Però siamo sempre Safe Champion, Xur e Luke. Ok, e Luke. E cosa portiamo stasera? Roba, esatto. Roba a caso. Porteremo Money Idol Exchange, porteremo Combat School, Rhyme Ice e un gioco a sorpresa alla fine della serata. Quindi rimanete incollati qua da noi che vedrete che gran bel gioco porterà Xur alla fine serata. Detto Conto, questo, gioco conto. che non lo so, comunque lo scopriamo. Boh, non è particolarmente Ah. E detto questo, io direi che possiamo aprire le danze con il buon Luke. Gli Tu lascio il guarda, posto. sì, scusa, hai ragione. Ogni tanto Ma c'è già della sì, gente! scusate, ma l'ha Sì, detto sì, alla chat, è un po' uno slaccherone. sì. Ok. Tanto, ciao Paolo Raven. Ciao Vincenzo. Vincenzo. Ciao Renzo. Esatto, ciao Renzo, Renzo. vabbè. Ciao Mamma Retro Avengers. Speriamo di farvi compagnia per qualche oretta anche stasera. Guardati Ciao Leo. l'audio, quando fai partire. Ah sì, adesso A abbasso. Quanto devo Meno abbassarlo? 17. Meno Lo 17, abbassettiamo, ma va sì. bene. No, 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 Nastar perché è una brutta Leo, cosa. ciao Leo. Money Idol. Ecco, Money Proud, Money Idol. Io direi che andiamo sulla Japan perché è meglio di sì. Come No, no? Allora. la versione europea ha qualche errore di inglese simpatico, però non vale la pena aprirla solo per quello, direi. Mi fido. A volte fa così, riavvia mame, riavvia mame. A volte si perde. No, te lo assicuro. Te lo assicuro. Asian, qua Giappone. Sì, ma Ok. basta. Secondo me si è aperto due volte, dopo stiamo a vedere. No, Lo vediamo però dopo, due vediamo volte, dopo. no, vedi, due volte, no, non Aspetta, te lo aspetta. sta aprendo. Aspetta, ma perché Ah, io se aspetto, Luca, ma non te lo sta aprendo davvero. Non c'è. Perché non c'è, Perché signori? ogni tanto si imbella il mame. Allora. Beh, ci ha pensato un po'. Ce la facciamo partire? Sì! Stavolta ce l'abbiamo fatta. Grazie! Grazie Leo per il Oh. link. Bene. Che bello. Allora, com'è sto gioco? Intanto dobbiamo vederci la simpatica sigla, perché sì. Perché sì. Ah, Già è presentazione. no. Scusate il volume. Su questa sigla ci hanno speso praticamente un sacco di frame di animazione. È proprio bene come arrivano anche le lumine e fanno un giro. Insomma, direi che secondo me tutto il budget è andato via lì in sostanza. Intanto avvisiamo il pubblico che Luke è il nostro esperto di cosa Più o meno esperto, insomma. game. Quindi Io direi di i sì. giochi che principalmente vi proporrà saranno tendenzialmente puzzle game o giochi simili. Ha dalle sue parti, cioè ha, diciamo, fra i suoi giochi anche altri tipi di giochi, ovviamente. Però, diciamo, è l'Avenger che si intende molto di più di puzzle game rispetto agli altri. E Più vedrete o meno. anche come gioca, e poi ci saprete dire. Diciamo Perché che le cose dove preferisco mettere le mani sono puzzle game e giochi di casa Taito. Ecco. Questo non è Taito, ma insomma non volevo consumare tutto così in fretta. anche Audrey, perché ci auguriamo salvaci. di beccarlo anche qualche altra volta. Certo, Esatto. bisogna che mi tenga qualcosa di scorta. Beh, come avete visto ci sono monete, monete. E monete. Molti di voi Non so. sicuramente si ricordano di Magical Drop,
il 2 e il 3 sono stati abbastanza diffusi, soprattutto su uno zero. Questo è praticamente una brutta copia. Io sicuramente lo trovo più simpatico. Anche più agibile, devo rimettere a posto i comandi. Sì. Ecco, come vedrete, tristemente io uso la tastiera per giocare, non uso il joystick. Però ognuno ha i suoi È ognuno i mezzi. suoi, e so che questa cosa sorprende sempre. Facciamo prima il CPU e dopo facciamo una partita così in solo, giusto per testare le cose. In poche parole, quello che dobbiamo fare qui è mettere insieme le monete per farli più grandi finché non spariscono. Mettendo 5 da 1, faccio 1 da 5, 2 da 5, 1 da 10, via scorrendo, finché le monete 500 non si esauriscono da sole. La componente base consiste nel fare catene. Allora, scegliamo tra queste due simpatiche domine. Io dico la viola. La viola. Vai, vai. Il sangue a B. È importantissimo che sia sangue, si sa perché. Un'altra cosa che posso fare è mandarmi giù le linee da solo. Esatto, la differenza di tutti gli altri blocchi, perché questo lo vedo più sempre il primo. Su mezzo blocco io non posso tirare le linee da solo. Non so se è letteralmente il primo, ma insomma. Renzo, hai bisogno che abbassiamo un altro po'? Se possiamo farlo, vai, vai. Abbassato, signore. Scusate, ma è un po' difficile valutare da qui. Certo. Sì. Adesso dimmi se va bene, Renzo, che abbiamo abbassato un altro po'. Intanto provo a fare qualcosa di più complesso, perché sono andato troppo di fretta e c'è una bella cosa da mostrare qui. Adesso costruisco una catena. Molto semplicemente. Una catena un po' corta, è vero. Il motivo per cui vale la pena fare catene viene dato qui. C'è in bonus. Qui è 32.000, il massimo a cui si può ambire è 1.000.000 e sale di potenza del 2. Basterebbe una catena da 12, però non l'ho preparata bene. Adesso il gioco comincia a fare sul serio. Serio, perché in realtà per me è più facile. Cosa fa per notare la velocità con cui si muove lui e la velocità con cui si muove sembra lui l'ultimo boss del Anche qua ho fatto catene piccole, in caso le riproverò più tardi. Voglio giusto avere la soddisfazione di fare quel bonus da 1.000.000. Io ti sono saltato. Non capisco bene. Lo so. Lo so, è l'impressione che dà a vedere quella prima volta. Non lo so, se non lo facciamo troppo scuro. Non l'ho visto fare anche la mente. No. La mente è fatta praticamente. No, cosa si dice? Questa è una delle scelte, sono andato a questa qui.
la Ellie Dave, la vecchia, per motivi che non c'è in questo video, insomma. Ah, mi sono impilato. Infatti c'è Seth Pilot. Beh, proviamo, non c'è problema. Quindi magari riesco a fare quel bonus da un milione. Chiamo Satura adesso. Abbiamo anche le misure 80, 58, 81. È tantissimo. Hai finito il gioco. Ma... fatto 11, è quasi, questa mi dovrebbe dare mezzo milione. Ma soprattutto, perché loro combattono quello che lo scopriremo alla fine. Ok. Lo scopriremo alla fine. Quindi ce lo spiegano qui. Sì. Aspetta la spiegazione finale. Giustamente, viene che aspettiamo, no? Mi piace un po' di dare tutto quello che vuoi. Non ho fatto una gara per niente. Ah, perché la punta qua 500 su te. Tra l'altro una cosa che non ho detto prima è che il personaggio si chiama, il personaggio ufficiale si chiama Sakura, e Sakura è in giapponese il labbro incidente, e la moneta da 100 yen in giapponese ha come disegno senza programmarla è uscita, e puoi fare catene anche quando il mondo non c'è più. No, era iniziata un'altra, però. C'è un giapponese, parlavamo oggi. Ah, un milione te l'ha dato. Il milione è dato. Basta 12, mi dà un milione. Se fai di più di 12 è sempre un milione. C'è un giapponese che ha fatto una catena da 200. Una, e anche fatto di più. Senso, in passato. Riesce a fare catene da 200. Come avete visto, il mio. Sì, è una macchina. Su YouTube ci sono altri video. Tu guardi, questo non è un manco. Ma con lo scudo che... No, in realtà c'è un fatto. Potresti farlo a memoria, ma non ti conviene. Il vantaggio è che il muro può essere buttato giù all'infinito a tuo piacimento. Per cui puoi continuare l'accumulo infinito. Vediamo di non fare un'altra cappella, che non
non è che sto abitando il primo diverso, per cui posso permettermi di fare cose più facili. A Leo piace molto la musica. Sì, la musica è bella, peccato che gli stili sono troppo corti. Sono troppo corti. Sì, dovrei fare una catena a 200 così magari con un amico. Ma senza ricominciare, perché veramente è una stupidaggine, ma stasera evidentemente non riesce. Oggi me l'ha finito davanti. Sì, l'ho provato prima e l'ho finito subito. Vuoi le cose dure? Le devo, facciamo un po'. Facile. Non so perché non ti sei visto, forse esageravo a tirare due ledine, è probabile. Non ci ho perso, buono. Questo si chiama Marker. Bel nome, Marker. È uno dei pochi maschi che ci sono, cioè sono due e uno era lo sacchiotto del primo stage, certo. Sì, dai, come vuoi chiamare? Oh. Una cosa che non abbiamo nominato sono i power up. Questo è il delay e la funzione è molto facile. Mi sta bene. Non me la fai di nuovo. Anche perché mentre giochi tu vedi dove proietta la linea che sta crescendo. La linea tratteggiata. Sta facendo il tifo per noi, Grazie. L'evento guardia che stiamo facendo. E questo è il boss finale. E l'ha usata la mia scuola. Esatto. Non so se mi riuscirò a sentire perché. Ma no, la ripristiamo dopo, perché abbiamo solo tre. Non parliamo, basta parlare. È così fuori moda parlare. Dovrebbe essere facile anche questo, ovviamente. Però finché sono così, sono un po' disattento sulle mie, non succede. E adesso finalmente adesso scopriamo tutta la trama che ci sta dietro. Esatto. Mi raccomando, Alessandro, guarda anche voi da casa, guardate bene la trama. Sì, telespettatore. Non c'è trama. Cioè lei ha vinto questo e fugge coi soldi. Fugge coi soldi, esatto. E contro il sole. Esatto. Paesaggio della storia. Sì, probabilmente da lei. Sì, la forza di alzare volentieri. L'unica cosa sensata che mi viene da pensare è che corre in banca a pagare. Non so come. Ma veramente. A Versailles si deve pagare. Non lo so. Prima che la rapina. Non c'è un finale alternativo, nel senso che adesso noi abbiamo fatto. Tre gettoni, però non è che fare un gettone cambi qualcosa. Se usi Asai invece di Sakura, che è la ragazza con i capelli biondi, vedi lei, perché questa è i capelli biondi, l'altra le pezzine, ma basta, non cambiamo. Ma guarda che animazione! Hanno ragione Paolo Rani. Anche a me ricordo un po' Kenshiro, lo sport. Dove partire la musica della sigla. Le musiche sono belle. Forse è Tanks Rip. Si vede che è morto.
forse è lei che ha causato l'esplosione atomica di Kenshiro. Allora sta fuggendo dopo il casino che ha combinato e da lì parte Kenshiro. Grazie per aver giocato, metto il tuo nome. Ok, non a caso. Hai vinto un GP tragico comunque. Certo. Beh, sono dispiaciuti che hai finito di giocare. Ma adesso ci mettiamo dentro un altro gettone, ovviamente. Perché esiste il fantastico solo modo, e cosa sarà mai il solo? Cioè, giochi. Gioco da solo. La sopravvivenza. Qua. Però a differenza del verso CPU che sceglievi i domini, alla... qua possiamo scegliere chi cavolo ci fa. E noi sceglieremo lei perché. Gli strong, perché deve... dobbiamo farla ridere. Vai in cucina. Vedi il record che diceva che il giapponese è in questa modalità. A tutti i due. Per via di quelle catene strepitose può arrivare Countess di 10.999.999 sia da una parte che dall'altra. Dall'altra parte è più facile perché hai bonus da 1.000.000 ogni stage, però anche qui, siccome va all'infinito non c'è una fine. Ma infatti mi sembrava più praticabile in una modalità come questa. Sì, io pensavo all'inizio che modalità sola, scendo lì, arriva alla fine di un certo livello, ti dà la fine di quello lì. Invece si vede che già hanno occupato troppa memoria nella cartuccia per l'animazione del personaggio. Basta. E non si sa, ma non fa cartucce troppo potenti. Allora, come vedete ai lati su... Non lo vedete. Ai lati ci sono quattro... Grazie al topolino dell'Uresata. Ai lati ci sono, come dire, dei reparti, c'è punteggio, eccetera, eccetera. Adesso devo fare una catena perché ho smesso di parlare. È stata una cosa un po' pessima. Questa è la sua. Tanto in chat hanno intonato tutti insieme che anch'io. La canzone adesso. C'è tutta la vita. Ah, ok. Che l'ha ricordato come gioco di Kenshiro. Che non ti hai sbagliato. Quello dorato cosa fa? Quello dorato. È il 500. Vale 500. No, quello è 500. Vale 500. Quello dorato è 5. È 5. Rank up. Passerini di livello. Aspetta per questa cattina. Ma non importa. Andiamo avanti. Tanto finisce male. No, a un certo punto finirà perché non riesco più a starci dietro, da quanto scende la gente. Ma quindi si andrebbe tipo qua. Sì, quella è la velocità. Adesso un po' a caso perché in realtà vorrei che mi dessi un altro IR, quindi RU, IR, magari facciamo un po' di più. Ecco, per dare una concezione, per dare un'idea di quanto sia disumano il mostro che fa una catena da 200, tenete conto che il mio record personale è di 35. Sono soffermo un attimo.
Oh, arrivato. È arrivato Gabe e dice, sono soldi. Sono soldi, sì. E tanti, sì, tanti. Partita orrenda. Orrenda perché c'è, come vedete, c'è un punteggio. Ognuna di queste quattro cose in realtà danno un punteggio complessivo che qualcuno al centro. Quindi punteggio a lato, ok, cioè io potrei mettermi qui in partita e cercare di arrivare al counter stop a 9 milioni, ma non serve. Al fine della classifica quello che conta è il 56. Il punteggio massimo è 16 punti a testa, quindi 64. Questa è stata una partita a cavolo. Devi valutato. Se avessi fatto una catena da 15 mi avrebbe dato 10. Sono arrivato a livello 25, credo, anche di 16, e qua una valutazione bravo, sì, è un diploma e ovviamente esatto. Nel frattempo è arrivato anche Skate. Ciao Franco, ciao. Hola. Ah, la telecamera è qui. Sono un po' distratto. Poi ovviamente ti mostra tutto, però quando si fa una via 64 quindi è basso, è di più quello. Sì, 64 sì. Sì, se uno vuole fare il figo fa 64 più caldo. Più poco, esatto. Io sarò arrivato a 1 milione. 1 milione quasi preciso. È veramente difficile. Ah, oltre a questo vedi quei nemici lì. Sono trasformati, prima sono normali persone d'ufficio, dopo perché lo scopriremo alla fine. Fuggendo, esatto, scappando insieme alla tipa alla fine. Bene signori, io mi prendo una piccola pausa. Yes. Il gioco si chiamava Exchanger, ci sta. Esatto. Sì, sì. È morto Mame? Vabbè, in qualche maniera facciamo. Adesso magari in sottofondo si aprono 700 mani. Oh, ok. Oh, adesso. Intanto ne approfitto per bere un po', signori. Okay. Yes. Era qui? G-Rix che prova il bello dello streaming. Sì. Finalmente siamo riusciti ad averlo qua con noi. Allora. Combat School. Scuola di combat. Combat School è un giochino che ho voluto portare perché ai tempi dei baretti dell'epoca mi piaceva particolarmente. Non ero mai riuscito ad andare oltre il combattimento con il maestro alla fine, con il capo, con l'istruttore, esatto. E mi ci sono voluto rimettere un po'. Fire. E fire. Niente, finalmente fire. Siamo riusciti a portare a termine una di quelle ready. Cose che no. Avevo il cruccio fin da quando ero ragazzino. Non è un gioco particolarmente difficile, tranne in un paio di missioni, fra cui diciamo quella prima del combattimento con l'istruttore e la missione dopo, che richiedono un po' più di attenzione particolare. Tanto come i cappelli di Luca, sono utilizzati nel cielo. Per il resto, un gioco che può spartire un po' da Track and Field e un sì, Olimpiadi varie. Beh, un Konami, quindi. Esatto. Ovviamente lì ti giocherà il ruolo di me. Ovvio. Io gioco nel ruolo di me stesso. Esatto. Come vedete, mi batto solo... Allora, è solo smanettamento del tasto. Sì, sì.
praticamente gioco a due tasti e molto spesso ne utilizzi uno, massimo due. E adesso ovviamente stiamo vincendo di sicuro. Ready, fire! La sfida finale. Fire! Questo è il pezzo fire! Dove si decide se farai il record o no. Fire! Perché... Fire! Ah no, questo qua vale fire! Il 90% del punteggio di tutta la partita. Fire! 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 Qua un buon punteggio e finire fire! Sotto i 90.000. Fire! 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 Potevano essere 97-98, secondo me. Ovviamente sono a caso queste cose. Cioè l'ordine dei bersagli. Ready! Go! Allora qua in realtà a schiantarsi per terra si fanno comunque dei punti extra, perché se vede il punteggio continua ad andare e quindi non si fanno tutti gli enormi milioni di punti, ma si fanno i punti extra, quindi a giocare per score ci sta ogni tanto schiantarsi qua, tanto per ottenere il massimo del punteggio basta arrivare tra 10 secondi comunque. You made it, Nick. Yeah. La missione finale programmata malino da una bestemmia di game design, confermo. Ok. Saluti a Kay. Queste immagini proprio di vita militare. Sì, però il piede è rimasto con te. Dovrebbe fare la versione italiana. Ready, fire! Sono un po' spiegato. Questo è relativamente facile, però se fai un po' salto di conteggio si può fare un po' basso. È impossibile prenderli tutti. Yeah. Ah, sì, no, è impossibile. Mi appena lanci la gara. No, cioè, no, non c'è. Però sempre bello. Ecco, questo era una cosa che mi è rimasta oscura, perché io smanettavo con un tasto solo. Invece con un tasto solo è impossibile batterlo. Se smanetti con due, magicamente. Palla di lato, sì, ci sta. Ready, fire. Ecco, questo è fire. Una delle prove più difficili. Fire. Stun. Fire. 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 Yeah. Fire. Che sono fatto. Fire. Fire! Non penso, okay, intenda quello, però yeah. Se vuoi. For now. Okay. Ovviamente è una sigaretta elettronica, ma no, non che il fumo fa male. Ecco, tutti i nostri segreti. Ah! Qua facciamo prima paura con un calcio volante all'istruttore, forse con un muro sgraziato, posso prendere con un calcio volante, esatto. Era abbastanza sorpreso. Congratulazioni. Congratulations on your graduation. E qua i berretti sull'iperspazio, esatto. I berretti antigravità. Yes!
quei due diventeranno protagonisti di Conte, adesso ci sta. Ci sta. Che è sempre con Anna. Sì, 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 con Anna. Quindi potrebbe anche essere. Oh, punti di domanda. Attenzione, i terroristi hanno preso controllo. Salva gli ostaggi. Don't be a chicken. Quello che dice il tuo generale, non fare il pollo, non essere un codardo. Salva gli ostaggi alla casa di Luca. Allora, qua ci sarebbe un punto di leasing, ma io avviso subito che non sono buono, quindi non lo farò. Buona grazie che riusciamo a farlo senza uccidere. È molesto. Ecco, spesso tu, anche se tu qua hai l'energia, spesso basta un colpo e ti toglie tutto. Pigliamo la testa. Esatto. Chi è? Un turista. Help me! Fuck a gun! Get more! Help me! Ho preso la spada. Abbiamo salvato il mio miglior score fino adesso. Che non è registrato. E non l'ho probabilmente registrato. Però almeno avete le prove qua. Almeno avete le prove qua. Beh, fermate. Questo lo puoi mandare anche a Team Galaxy. Yeah. Sì, filmato in diretta. Ovviamente abbiamo mandato un soldato a combattere il soldato che soprattutto la Casa Bianca si è appena graduato. Esatto, l'ha preso un gruppo di gente armata di coltello molotov e un di catena. Sì. Vai tu che sei fresco di studio, noi stiamo qui aspettati con le mie pistole, esatto. Se muori faccio un segno. Comunque no, l'ultimo stage è veramente tremendo, basta un colpo e grazie Kay per il good game. Andiamo, non l'avevo mica. Aspetta, sì, no, non l'avevo registrato. Mannaggia di moietti. Va bene, siete tutti testimoni, almeno quello. È firmata, sì. Almeno quello. Bene, io il mio giochino di oggi, di questa sera, l'ho portato. Adesso sta nuovamente al buon Luke, che ci delizierà. Circa. Esatto. Con lo splendido Ray Miles. Bello Ray Miles. Sì. Ho avuto occasione di dargli un occhio. Io non lo conoscevo. Ho avuto occasione di dargli un occhio oggi durante le prove ed è bellissimo. Qui la tireremo un po' per le lunghe. Non troppo, cercherò di essere breve. Grazie, però stiamo parlando di un gioco con tanti livelli, per cui. Grazie Paolo Raven. Fa piacere che ti sia piaciuto il gioco. Ti saluto anche. Applauso. Ago che saluta Lupi. Grazie Ago. Spero che abbiate il VOD saving abilitato su Twitch. Il video video on demand? Non lo so. Non lo so, comunque tanto poi la mettiamo sulla nostra pagina YouTube. Comunque sì, no, nel senso sarà la registrazione della diretta su Twitch. Nel dubbio i video vengono comunque salvati a prescindere. No, la solita pipa. No, no. No, in realtà stavo guardando dove ero sulla telecamera, non vengo fuori. Lo so. Aspetta. A parte che non si perde niente se non si vede la mia faccia, sì, sinceramente. Ma no, basta. Direi che può bastare. Così. Perché io lo vedo con lag, non so. Ma no, basta, guarda. Adesso non vediamo più lui. Ah, non vediamo più te. Vabbè, insomma. No, ma lui adesso si. Ah, l'audio. Grazie, sì. Signori. 21, anche se hai una buona musica, no, cattivante, però la sentono, sei tu che la senti molto bene. Loro la sentono, allora, sì.
Adesso comincio, ma vi do un'idea per chi non sapesse, non avesse più pari idea di cosa sia. Pallini, lettere e automobili. Questo è in sostanza. Dobbiamo ripulire tutti i pallini dallo schermo. Ci sono dei power-up sotto forma di lettera, delle macchine che girano e questa macchina siamo noi. Una premessa che vi faccio, il designer di Arkanoid ha lavorato anche a questo gioco, per cui molte cose, come vedete la grafica dello sfondo, i colori dei pallini, poi alcune lettere anche saranno uguali, le porte che si aprono, sono tutte cose molto simili a Arkanoid, e il motivo è ben presto detto. Ciao Paolo Raven, uno dei giochi tanto più sottovalutati e a suo avviso uno dei più difficili. Stasera scoprirai che per qualcuno non è uno dei più difficili. Uno dei più difficili non lo so. Direi che a primo impatto, se non ci hai mai giocato, sì, comincia a essere veramente difficile. Mi ricordo ancora quando finivo con 9 crediti, oddio, non pensavo di riuscire a fare di meno, però... Vediamo. Allora. Pulisci il labirinto e salva tuo fratello. Salva tuo fratello. La nostra protagonista, stando ai dati che abbiamo raccolto in esterno, si chiama Rika Midori Kappa. Per cui abbiamo anche un 9 in questa linea. Adesso sto andando velocemente e già alcune cose magari non le avete capite. Adesso quelle lettere che ho preso erano S, erano slodate. Adesso vedremo anche le lettere con calma. Allora, passaggi differenti. Ah, ci sono i passaggi stile Arkanoid, come quando pigliate la lettera per passare da uno schermo all'altro. Uno e due che ti bisogna scegliere. Allora, vediamo cosa mi dà qua. No, benissimo. Allora, la A, come vedete, mi ha dato... là c'è una A. Questa è la protezione. Le protezioni si accumulano una sopra l'altra. Adesso che è azzurro, so che ne ho tre. Sta lasciando, quello che dicevamo anche oggi, queste barriere prendono sorpreso come scritto anche dall'altro gioco, che era Kuri Kinton. Il colore delle barriere su Kuri Kinton, di quando stai fermo e ti fai una barriera da solo, sì, è lo stesso colore che c'è qui. Come vedete, il gioco ci ha graziato di darci no subito, e siamo arrivati a questo insettone enorme, al quale spariamo. No, segreto. Tanto segreto no, ma è un boss alternativo. La osta per Other Route, per cui percorso alternativo. Io posso anche non prenderla. Diciamo che questa sera cercheremo di fare un punteggio più o meno simile a quello che bisogna fare per giocare a punti. Per cui le O le prendiamo. Come vedete, passiamo da 23.000 a 42.000. E questo tizio dice Paolo Raben, che differenza c'è fra prendere le differenti uscite? Cambia la difficoltà dei livelli? Allora, ci sono percorsi ci sono facili. Ci sono degli schemi differenti. L'unica cosa in comune è che se vai sempre a destra sono sempre verdi, se vai in giù sono sempre blu, eccetera. Sono tutti di un colore. Però ogni round ha 4 schemi diversi. Mi scelgo lo schema che più mi conviene per punti o per facilità. Adesso il tizio qui ci ha detto un sacco di cose, come possiamo parlarci con la telepatia, non serve che parli, ti capisco. Stai salvando tuo fratello, eccetera, eccetera, cose di questo genere. Con te, premendo 3 volte il pulsante, puoi saltare i dialoghi, roba del genere. Allora, l'ho fatto in fretta, ma perché sono abituato così, scusatemi. Ho votato tutto perché c'era un power up, la lettera C, che sta per crash, ma in realtà clear sarebbe più intuitivo. Ripulisce tutte le palline. Tutte le palline che necessitano di un colpo solo per essere ripulite. Perché poi, come in Arkanoid, ci sono le palline grigie sulle quali devi passare più volte. La C fa l'equivalente di passare una volta. Ho capito. Poi abbiamo visto le L, che sono quei laser. I laser ti devi riguadagnare ad ogni livello. Intanto qua abbiamo vinto una vita, perché ogni volta che esci torni sempre laser e sempre da vita.
devi prendere in ordine i colori per no, punto, no, i punti esattamente come in altre note sono 50 il bianco, 60 l'arancione, 70 l'azzurro, eccetera. Adesso prendo un attimo di pausa per spiegare le cose. Questo gioco ha 32 stage, guarda caso come Arcanoid, 32 round. Se facessi una bella partita e non perdessi mai vite, il gioco mi darebbe come premio la possibilità di saltare negli stage. Potremmo anche farlo noi per la comunità di farvi vedere 32 stage interi, perderemo una vita di conferma. È la stessa cosa che dovrò fare per punteggio, ma insomma non facciamo un punteggio serio, ci basta vedere un po' di livelli. Mi tocca perdere una vita, signore. Muore per fare muoio per fare più livelli. Vabbè. E qua ci sono le scenette di intermezzo che ricordano un po' è vero, sono in questa stanza scopriamo il nemico di turno che si chiama Mister Molto, cugino di Mister Tanto e fratello di Abbastanza. Non vogliamo sapere, non vogliamo sapere perché lo chiama Mister Wolf. Esatto. Sì, abbiamo fatto esplodere tutte le macchinine. Poi con calma parliamo anche di come si muovono le macchinine, perché molto gioca anche su questo, cioè non puoi... Sono condizionato, sì. Ah, guarda, abbiamo avuto livello. Così. Andiamo su. Adesso non mi sto concentrando nel fare troppi punti, prendiamo in sveltezza, però prendiamo comunque dei livelli sostanziosi. Qui facciamo la conoscenza di questi nostri amici verdi, che sono una, più o meno una copia della nostra. Sono una brutta copia nostra. E cosa, come potete aver visto, lasciano dei pallini. Depositano dei pallini nel percorso. Ogni volta che li uccidi, depositano pallini di nuovo. Purtroppo, se vuoi giocare bene a punti, devi sfruttare questa cosa qui. Cioè, ripetere ogni volta questa cosa dei pallini, distruggerli. Giustamente, c'è un limite di tempo? Sì, c'è un limite di tempo. Non è visualizzato a schermo, ma hai 2 minuti e mezzo di tempo, dopo dei quali scenderanno delle meteore dal cielo. Delle meteore dal cielo, degli asteroidi o comunque. Sì, sì. Non è morte istantanea, se ti fai beccare da un meteorite perdi una protezione o muori. I nemici no, ovviamente possono subire tutto, ma così. Volendo si può prolungare sta cosa del fare tanti punti anche con le meteorite che vanno, ma a un certo punto cominceranno a scendere così copiosamente che non potrei fare meglio stivali. Adesso direi che ho dimostrato come stanno i punti, finiamo di livello. Un'altra cosa che c'è da dire su questo gioco è che le lettere si trovano sempre allo stesso posto, quindi se sai che lì c'è una lettera, se in mezzo c'è una lettera, è sempre lì. Però alcune lettere sono, come dire, fisse. Alcune sono sempre A, alcune sono sempre S, alcune sono sempre L, eccetera. E alcune, come questa, sono casuali. Non sai cosa esce. Questa è la O. Ma potevo uscire qualsiasi cosa, qualsiasi delle lettere che esistono in gioco. Quindi però è stato da matto. E se facessi appunti sì, se facessi una cosa seria appunti sì. Ecco, questa sarebbe già una bella partita se avessi giocato più seriamente. E io volendo posso entrare e lo farò anche se. Ecco una simpatica ribella. Questa è bella grande. È anche fastidiosa. È fastidiosa perché se non stai attento ti incastri in un angolo nel quale non è che muori necessariamente, ma è molto facile. E come se non bastasse hanno deciso di darle 50 colpi. Quelli che avevamo visto prima erano da 20, da 30 o da 40, questo è da 50. Simpatici. In realtà anche se questi insetti si muovono casualmente, note che capisci come possono muoversi, sono facili da manovrare. E questa la trovo molto più facile, ad esempio, di quell'insetto
sottile e lungo che gli si affatica a superare in alto e in basso. Quando arrivi da questo simpatico omino che si chiama Gun Khan, può darti semplici messaggi di testo o può darti power up. In questo caso non mi ha dato niente, semplici messaggi di testo, però potrebbe darmi power up dopo che avrà da qualche parte power up di capito adesso. No, qualcosa, qualcosa. Dopo scenderemo in dettaglio, spiegherò cosa succede perché altrimenti non è comprensibile. Quella che ho appena distrutto è una barriera, un che costringe a perdere una protezione. Secondo me dobbiamo fare cose fatte bene, per forza. Andiamo dentro subito, è un'altra livello. Sì, non l'ho detto, ma possono cambiare colore un po'. Quelle prima era verde. I colori sono fissi anche quelli, però. No, è solo colore. Ogni round che passa il boss diventa più veloce, adesso non si coglie bene la differenza, ma più tardi, quando arriveremo a 28, 29, così vedremo effettivamente quanto molto più veloci sono. Ecco, sono incastrato in arma. Esci! No? Beh, puoi sparare. Provo a sparare. Ci mancano tanti colpi. C'è una cosa che non è chiara, è che tu non ti puoi fermare. Esatto, non ti puoi fermare. Io non è che sto mi sto muovendo non si può fermare. Ok, abbiamo perso una vita, non è una gran cosa. Ti deride anche. Se proprio va male faremo un save state, perché ti terrei a mostrare come finisce con un gettone solo. Non proprio, cambia il punteggio, già volevo dimostrare il punteggio finale. Quella che ho appena beccato involontariamente è una sottospecie di spugna molla che ti rallenta, mentre io sto andando lento non per comodità mia, ma perché ho preso quella bestia. Anche qua sarebbe da far punti se io volessi, però insomma svegliamo un po' i tempi, incidiamo un po' i tempi e andiamo di volta. Siamo solo a round 9 di tempo. È permanente per lo schema la spugna? Solo per questo schema. Oppure se muori, se muori torni alla velocità originale, però ovviamente perdi una vita, cioè non vale il caso. Allora, una cosa simpatica di queste macchine che hanno i palini è che quando ci sono meno di 8, meno di 9 palini su schermo, non ne depositano più. No. Basta, non ne depositano più. Quindi è come dire una tattica per fermarli. Qui se non sai dove sono le lettere sei spacciato. I cosi blu servono, le macchine blu seguono il tuo percorso e la macchina rosa tenta di raggiungerti in linea d'aria. Cioè può stare anche lì intrappolata e farti il giro. Questo è anche un metodo per stare fermi. E stai su un vicolo cieco e giri su te stesso. Però dai boss ovviamente non puoi fare una cosa del genere. Quanti siamo, signori? Basta che pallini grigi. Ecco, questi qua chiedono di passarci sopra tre. Questa volta tre, perché come in Arkanoid di nuovo, guarda caso, man mano che vai su di livelli comincia a chiederti sempre di passarci. Adesso tenterò di far entrare la macchina dentro, resta là e la facciamo rimanere dentro per un pochino. Facciamo i grigi con calma, senza le macchine che si vengono a prendere. Gli esigi che saltano sono simpatici perché quando saltano può passarci sotto indenne. Sì. Adesso facciamo uscire. Vengo di qua. Casuale, esce, va bene. Andiamo a destra.
anche questo è simpatico. Quelli macchinini verdi seguono un percorso predefinito che è o sempre sinistra o sempre destra, adesso non mi ricordo. Quindi seguono, stanno attaccati ai muri, adesso stanno, girano attorno a un muro. Non verranno dentro, fanno il giro di muro lì e escono. Quindi se anche, se anche non sai a memoria il livello, puoi intuire il loro percorso. Sì, adesso girano sempre a destra. Perché alcuni sono morti. Che oh, dopo sono. Sta arrivando il picchino. Salve, benvenuti. Aspetta, sta arrivando. Ecco, Mister Molto ci delizia con qualche frase incomprensibile. Mister Molto. No, è talmente incomprensibile che i giapponesi fanno fatica a capirlo perché l'audio è registrato così com'è. Quella frase lì in particolare. Oh, ciao resto... Kenobi, grazie. Grazie del raid. Oh. Ciao a tutti, benvenuti! Siamo sempre i Mame Detta Avengers, siamo sempre il 700, il Sur e il Luke, che dopo, diciamo, dopo un po' di live finalmente è riuscito a raggiungerci. E niente, abbiamo giocato fino adesso a Money Idol Exchange, abbiamo giocato a Combat School. E adesso ci stiamo dilettando su Remise e dopo, finito questo. Finito questo ci sarà il gioco sorpreso di Tsuru e vi consiglio di guardarlo perché è un gran bel giocone che apprezzerete sicuramente tutti. Ecco, e mentre che grande Luca Katz, ciao, grazie per rimanere con noi, grazie ragazzi, anche se non siamo molti fa sempre piacere. Combat School non me lo perdo, purtroppo te lo sei perso, ma tra l'altro è una gran bella partita, esatto, cioè oltretutto non solo l'ho finito con un gettone che vabbè ormai è la norma, ma ho fatto il mio nuovo record personale, mai fatto un tutto il mondo. Però fidati la bratta che per il gioco che ci sarà dopo vale comunque la pena rimanere con noi e aspettare un po'. Intanto, senza nulla togliere, Remise che non conoscevo e ho scoperto che è un gran bel gioco. Assolutamente. Però diciamo che il prossimo è sicuramente più conosciuto e piacerà sicuramente. Salutone ancora Kenobi e a tutta la crew di Kenobi. Questo è un altro livello simpatico. Adesso posso parlare un po' di più. Mi sono salto un attimo, ho preso una pausa. Qui c'è una O fissa. Non c'è altro, non ci sono altre lettere. C'è questo tizio che ti segue per qualche motivo random, estetico, ci sono queste macchine in mezzo. In effetti mi piace la gente. Basta, io sto tenendo comunque l'acceleratore e basta. Quindi tu non fai altro che pigliare tutto, unire lo schema e poi andare da là. Yes. Andiamo da là. Mostro da 40. Questo è abbastanza facile, credo. Dopo adesso non vorrei molesto. Non vorrei tirarmi la sciagura addosso che perché ho detto le pagine dopo prendo un colpo. Perché anche i movimenti, sempre per rimanere in tema casuale, anche i movimenti suoi sono casuali. Posso intuire cosa non può fare, ma non posso intuire cosa farà. Ad esempio, se so che sta facendo un movimento in orizzontale, dopo non ne farà tutto uno in verticale. Non farà uno tutto in verticale. Può passare da un lato all'altro, ma non staccarsi dal lato andare in parallelo. Sta sullo stesso piano. Gunkan ci dà del testo che non so memoria e niente, power up di nuovo. La vita? No. Allora, adesso io sto facendo uscire la macchina da lì. Perché l'ho fatto uscire così? Le macchine verdi
rispondono te comandi, ma al contrario. Se tu premi la freccia in giù, loro vanno in su. E eccetera, eccetera. Se tu non premi niente, loro vanno in quelle direzioni che hanno scelto. Per cui, per farle scendere in basso, in zero, nel centro, premuto in su. Adesso ci riallineiamo, non c'è problema. Devo prendere qui pallini lì sempre che si. Ah no, devo andare a sinistra. Faccio con calma. No, perché sono quelle molestie che bisogna fare. Sì. Adesso se volessi fare punti potrei andare in circolo così. Adesso non faremo i punti, però voglio dire. Siamo anche più veloci di loro, quindi c'è una prova. Veniamo. Strano che io vada a pescare i livelli con le O, eh. Stranissimo. D'altronde, vi ripetevo, questo è il percorso che di solito faccio per fare i punti. Ci sono altri percorsi che saprei fare, ma dovrei studiarmi. Parlo con quelli che so, neanche mi sforzo di prendere quella L perché lì, perché lì non c'era molto da fare, allora, una bella cosa. Allora qui voglio mostrare, siccome ci sta dando il nostro primo power up speciale, il Gunkan. Voglio vedere cosa succede. Voglio farvi vedere cosa succede se non siete preparati. Allora, Gunkan ci ha dato un potere speciale. Fa apparire su schermo tutto. Qual è il problema? Le macchine verdi si ciullano le lettere. Se ciullano la L, ti sparano. E quindi quello che bisogna fare in realtà è questo. Mandarli in su. Giusto. Come detto, loro rispondono al contrario dei comandi, per cui li puoi pilotare e fare uscire. Questo stage è molto fruttuoso per i punti, perché basta camminare in circolo. Adesso, io non è che voglio stare qui a fare i punti, però andare piano e fare quello che faccio di solito mi aiutano in orari poco. Se parla che bello, effettivamente la conoscenza di Luke sui suoi giochi è immensa, quindi prendetene più che potete questa serata, assolutamente. Adesso io sto andando proprio a caso, ma non sto pegando i punti del fatto che si scolleino, giusto per finire la velocità. A fine serata, anche solo aver guardato il gioco, sapete come finirlo a mano bassa. Sì, certo. Adesso io farei un save state, perché voglio farvi proprio gustare queste posso dire stronzate? Stronzaggini. Queste stronzaggini di programmatori dovete proprio gustarvele. Allora, save state, andiamo in su. Dopo torniamo sul percorso che farei normalmente. Qui troviamo una lettera che non è mai uscita. La P per la vita extra. Attenzione. No. Se avessi impiegato anche solo un pochino di più ad arrivare lì, mi avrebbe fatto fuori e avrebbe perso quello. Sì, perché poi è chiuso sotto. E poi è chiuso sotto e non riesce a farlo girare. Sì, sì, sì. Andiamo su. Piuttosto che la vita extra, cioè perché lascio lì la vita extra? Non è solo per una questione di punti. Guardate questo stage che bello, è tutto un percorso unico, vedete che è un percorso unico, no? Non serve che io faccia tutto questo percorso qui. No, c'è una lettera. Se io avessi percorso al contrario, avrei preso la lettera, avrei sbloccato la lettera per ultimo, ma una volta che riconosci tutti i puntini, sparisce tutto, quindi spariva anche la lettera. Noi andremo su questa O
per chi si interessa i poteri speciali di Sirocco. Ciao Passerotto! Ciao Passerotto! Grazie per essere dei nostri! Ciao. Spero che ti piacciono questi sfondi alle arcanoide che si propone il gioco, in rosso. Un boss rosso con i sparapallini rossi su sfondo rosso. Fa fantastico. E adesso ci dà un potere speciale. Che ovviamente non capiremo, però. Siamo seti di livello. In realtà qua fa una battuta sulle nostre misure e dice che noi siamo saliti anche proprio di corporatura di... Ah, ok. Così, insomma, ci siamo capiti quale e si aumenta lo speed. In realtà il nostro power up è che siamo più veloci adesso. Quindi, la ragazza, avendo le tette più grosse, da quello che dice almeno Duncan, giusto? Sì. Va più veloce. Più grosso, va più veloce con la macchina. Sembra una cosa in linea, direi. Sì, sì, sì. Adesso magari a primo occhio non si vede, però sto andando effettivamente più veloce. Magari si riesce a capire dal suono più veloce dei pallini che mangio, ma... Grazie mia fratta per l'hosti! SS. E la c'è una A, quindi tu potevi scrivere AS. In realtà l'ultima lettera è quella in alto a destra casuale, per cui... Ah, ok. Non è sono perché è uscita S. Non sono così burlone. No, no. Però ci sono delle simpatiche combo di casuali che poi fa uscire AS, SOS che può uscire. Sì. Adesso, non stiamo a fare... SOS AS. Troppe lettere casuali così non le trovo. Adesso, evitiamo di fare punti e usciamo. No, facciamo un po'. Io vi dico anche, pensate quanto può aver studiato questo gioco per sapere qua la velocità serve tanto. Il fatto che tu vada veloce qui aiuta. Il pallino devo prendere però, Sì, quelli blu mi seguono. Allora, salviamo. Questo è facile. Questo sembra difficile, ma è facile. Pallini ovunque. In realtà, quelli in mezzo sono bianchi. Diciamo la verità. Adesso, guardate il punteggio. I pallini grigi valgono 50 punti moltiplicati per il round in cui si trova. Per cui, a livello 20, ognuno vale 1000 punti. Ciao. Ciao macchinina. Adesso andiamo a destra. Qua facciamo... No, facciamo poco. Sei figo sto gioco. Sì, gabbate, vero. E come dicevo, è un gioco che magari è conosciuto meno rispetto a altri. Adesso poi ci dà tre lettere. Io ho da poco a e qui a Bologna Ah, può essere. Ci ha dato la bellezza di 2C grazie alle lettere casuali, anche una L volendo, una parola ase, però non ce la facciamo. Allora, qui non lo faccio per comodità, ma è obbligatorio al fine di mostrarvi in completezza del gioco fare un save state. Quindi, adesso andiamo a destra. Questo è il percorso che faccio di solito. Dopo arriveremo con calma a spiegare tutto. Qua c'è un altro dick move dei programmatori. Su quel pallino che non ho preso c'è una C. Però qua ci sono le L. Se prendevo la C, loro andavano sulle L mentre erano. Esatto. In realtà uno solo di loro sparava, però se mi fregano tutte le L non posso sparare io loro. Adesso non giocheremo tutto a punti, cioè non stiamo qui fino a time over. Quindi siamo arrivati in tempo. Qui ci sono delle C.
come prima, se aprivo una delle C, mi fregavano la stessa C. Come dice Kenobi, seguite anche lui su Twitch, seguite il link che vi ha messo. Anche qua c'era di più che non tenessero lettere, però. E questi vanno in tondo. Per fargli girare sempre in tondo, basta che io, quando sono vivi, non vada su giù. Posso andare sinistra a destra. Ciao, Lax. Se io vado in su e in giù, dico che cammino in mezzo. Adesso, noi non stiamo qui a macinare punti, come vi ho detto. Quindi lo finiamo in fretta. Se io voglio evitare che vadano al centro, vado a sinistra a destra. Ma voi da Avengers proponeteci dei giochi e venite a giocarli da noi, volentieri, Kenobi, volentieri. Vedrò anch'io magari di tornare o di mandarti comunque qualche degno Avenger in mia legge. Allora, a destra. Vediamo se riesco a farlo in un gettone solo, è un po' dura. È un'altra scenetta. L'ultima scenetta di questo tipo. Lui dice: unisciti a noi, lei. Mi rifiuto. Grazie Kenobi. Dice: tu sei benvenuto forever. Grazie. Fa il possibile per tornare. E anche Luca diceva: fa voglia di vederci per sempre. Grazie. Adesso vedrò nel caso di portare qualcosa di degno, per non sfigurare assolutamente, anche se già un piccolo cedimento. Vedremo, mi metterò d'accordo con Kenobi quando sarà ora il tempo. Questi pallini tengono, vogliono 5 punti, secondo me. Perché questo è È tutto così livello? No, in realtà qua ci sono due. Adesso non ci sono più 8 pallini, per cui io non ne ho sono più. Adesso, sperando di far bene questo livello, questo qua. Questo che sta arrivando. È tremendo perché non ci sono protezioni. C'è il laser, ma non ci sono protezioni. Ok. Però c'è l'LC, la O non la prendiamo. Non la prendiamo perché quando tu prendi la O decidi anche il round che seguirà. Come vi ho detto prima, noi possiamo scegliere tra 4 round diversi, ma quando prendi la O finirai su un round dello stesso colore, quindi finirò sul 27 di destra. E invece noi andremo al 27 in basso. Mettere le zampette. Ti mette le zampette, mi ricordo un troppo quelle robe. Vieni qua. Eccola. Otto. Tu devi morire. Sì, davvero. E l'abbiamo fatto senza perdere vite. Complimenti. Qua sarebbe da fare un save state, penso che lo farò. Qua ci rilascio sempre le penne. Ci rimetto sempre le penne. Allora qua serviamo un no come 0, che ci serve, ma serviamo come 1. Allora, come vedete ci sono i cosi che si sollevano, però si muovono. E tutte le lettere che sono in questo schema sono casuali, tutte. Per cui può uscire una ceffetta. E è uscita una protezione, vediamo se mi aiuta. È uscita una C, così posso vedere le altre casuali. Mi ha dato tante C, per cui perlomeno mi aiuta a risolverlo velocemente. Devo fare il mio passaggio.
però non ho laser, ho una protezione. Diciamo che mi è andata bene, ma potrebbe andare peggio. Stranamente c'è una lettera che non è mai uscita ancora, che è la R. Avrei voluto che uscisse, però non è uscita. La R, che sta per Rainbow, dà, come dire, un effetto casuale che ti garantisce la vittoria. Potrebbe darti, potrebbe darti 15 protezioni. 15 protezioni. Oppure potrebbe scatenare un fulmine o un'onda che ripulisce tutto lo schermo e quindi finisce il livello. Musica pazzesca, sì. Finisce il livello distante. Il problema della R, se giochi a punti però, per qualche motivo se tu ripulisci lo schermo con la R, i pallini grigi valgono tutti i 50 punti e non il loro punteggio che dovrebbe essere. Per cui quando ci sono tanti pallini grigi vorresti evitare la R. Spettacolo comunque, vedendo scherzando la significanza. Adesso sto salvando, ma come vedete ancora non ho fatto comunque niente. Anche questi passaggi dello schermare, qua tipo zitto, no? Che ci sono i cubi a compartimento. Vedi che immagino che sia uscito un po' prima di The Cube. Qui anche l'uscita. Mi pare l'uscita. Mi sa dell'88. Allora, i più acuti di voi avranno già notato che ci sono dei pallini incastrati tra quei non so come chiamarli, tra le mine. Ci sono quelle barriere laser lì che obbligatoriamente ti tirano via una protezione. Quindi mi ci vogliono tutte le protezioni. Sì. Adesso non andiamo dentro, sperando che non mi... C'è la O, la B e la C. La B apre una porta. Come in H9. Yes. No, in H9 le apre tutte e due. Anche là, anche io avevo pensato The Cube. Ah, guarda. Avete visto come va veloce questo? Sì, è bravo, è bravo. Vi ricordate com'era l'inizio? No, sì. E se io non volessi distruggerlo, non è che passa il time over, il meteorite, eccetera, va sempre più veloce. È sempre più veloce verso la sua morte. Fino a che a un certo punto non raggiunge la velocità massima e deve esserci un contatore che si resetta e comincia ad andare lentamente. Però allora, no. Tu che fai di fare quello? No, non riesci. Non riesci ad arrivare vivo fin là. Complimenti se ci riesci. No, in questo caso non è andato nulla. Vediamo le barriere stile con Kindle. Su, da bravi, non mi spiegate. Tanto le lettere. Iniziate a pensare cosa potrebbe essere il gioco segreto. Vediamo se c'è azzeccato. Il gioco che farà dopo il World Show. Quella C è casuale. Cosa possiamo dire? L'anno? Intanto per dargli una mano. Lo sappiamo, è dell'88. 88. Stasera giochi dell'88. Esatto. Ah sì, 88 era anche Combat School. Non ne hai idea, era del 97, ma vabbè. Beh, dettagli. Dettagli, esatto. Questo è dettagli. Allora, giù. Ma cosa possiamo dire? 88, platform, dai. Platform, questo è una combinazione di head-on, ci vogliamo metterla, e Alcanon. Io non lo chiamo. No. È un maze. Esattamente, no, chiama... il tuo sì. Scusa. Ok, stiamo parlando del gioco segreto. Sì. Okay. Sì, è un... Non so, platform... Un picchiaduro a scorrimento? Misco, dai. Sì. Sto tentando di entrare, ma non ce la faccio. Devo capitare giusto sulla macchia d'olio. L'animazione deve finire sulla macchia d'olio per poter scendere giù. Sì. Vorrei riuscire a farcela prima del tempo limite. Toccando un po' con il tubo.
È quello che sto tentando di fare, eh. Tutto Pascal. Pensavo che fosse già detto. Adesso di nuovo. Uscire è più facile, entrare è più difficile. Alcuni non riescono proprio a entrare se non facendo comparire le meteore. Quando le meteore cadono, depositano una macchia che è come le macchie d'olio, quindi ci puoi passare sopra e rallentare. Cioè, è come le macchie d'olio, ma le macchie d'olio ti deviano il percorso, ti fanno perdere il controllo. I meteoriti depositati a terra ti fanno rallentare. Queste macchine rosse, quando si avvicinano a te, tu gli vai contro e si allontanano. In questo modo così siamo allontanati. Sono più lontani così. Altrimenti questo livello sarebbe impossibile. Perché... spirale. No, perché lì c'è un angolino vuoto. Se tu stai qui, se tu stai lì, loro ti tornano a venire su e non esci più. Quindi devi anche controllare dove stai. Loro ti seguono anche, diciamo, sull'asse X e asse Y. Asse X e asse Y. Scusate, ma io in scioglie lingua non mi ha molto cose. Quindi devi manovrare quello e devi tenere conto che quando ti avvicini loro si allontanano. Adesso andiamo a sinistra. Non so se fare save state. Meglio di sì. No, adesso compaiono un nemici. Compaiono 7 simpatici di Politano Pugnino. In realtà hanno dei nomi queste macchine. Questi si chiamerebbero. Allora, la macchina che usiamo noi si chiama Organizer. Ah, giusto. E queste macchine verdi qui si chiamano Norganizer. Che sono i contrari, fanno il contrario di quello che fa l'Organizer, cioè mettono in disordine. Queste reti sono tutte fisse, verso il programma che sono, sono depositano pallini, ci vuole un po' di tempo prima, o magari devo ucciderle. Ecco, per giocare a punti dovrei stare a ucciderle, aspettare che ricrescano e far punti. Questo stage, se fatto come si deve, da solo farebbe 100.000 punti, anche di più. 100.000 punti sono tantini. Non sto a sapere. Adesso, come ho detto, noi non stiamo giocando per punti seriamente in questa partita, per cui skippiamo. Ho anche 4 protezioni. Adesso noi dobbiamo skippare. Allora, siamo all'ultimo round e qualsiasi cosa che scegliamo va bene, ci porta qui. Teniamoci pronti per il finale. Final round. Tanto neanche Nicola. Ah no, non ho ancora visto neanche io. Però ho notato che sotto c'è la balla della vita, esatto, quindi mi sono aspettato una sequenza picchiaduro. È una cosa da combat scuro. Esatto. Combatti con lui. Mister Molto, ho finito tutti i tuoi labirinti. Ridammi il mio fratello. Pensavo che fossi così facile. Ma sono io tuo fratello. Dobbiamo prendere le frecce che compaiono sul schermo, dobbiamo prenderle. Se facciamo troppi errori, moriamo. Non sto scherzando, per quello che c'è life bar. È un coso, è l'antenato dei quick time event. Attenzione. Ricordate chi dobbiamo salvare? Ma no! Ma no! Li avevo evitati fino adesso, era bellissima! The credits. Avete finito il gioco. Alla fine ti sei battuto il culo per vedere tuo fratello che schiappa.
Allora, nel frattempo ci è dato 600.000 punti di bonus per un tutto il gioco in modalità normal. Adesso, noi abbiamo fatto una partita a scatto, veramente proprio veloce, senza stare a fare come macinare i punti, anche perché non sembra, però se cominciate a macinare i punti 2 minuti e mezzo per ogni stage in cui puoi farlo, è anche spiacevole da vedere un po', per cui non è una cosa che proponiamo per lo stream. Questa è la punizione che abbiamo fatto adesso. Il record mondiale attuale, che non è mio, ci tengo a precisarlo, non è mio, fatto in sala, è di 2.417.000, credo, è qualcosa. Il mio punteggio migliore è arrivato a 2.330.000, qualcosa del genere, per cui sono tipo a 80.000 punti. Non è che non sappia dove ci siano, il problema è fare combattere tutti e prenderli. Il problema è riuscire a fare bene quegli stage dove accumuli punti a manetta, all'estremo proprio con i meteoriti che ti piovono addosso, e devi avere fortuna perché ci sono le tre casuali. Ah, quindi c'è anche una componente. Sì, quindi devi sperare che ti dia tanti boss in insetto, per cui tu puoi macinare più punti. Devi beccare la partita giusta. Bello, perché dice Albans: sì, punti, ma tuo fratello è morto. E c'è ragione. Allora, non si è fatta molti problemi. Allora, c'è un problema con i 6 state di Mame. Facciamo così. Non ho mandato in bestia niente, adesso si rimedia tutto, ma con i 6 state qua ci vuole un po' di pazienza. Allora, qua era il round 22, noi siamo andati a destra, adesso andiamo giù. Non voglio lasciarvi con questo finale amaro, adesso andiamo al finale buono. Ah, più di un finale. Siamo al finale buono. Dove salvi questa? La doppia diventa il tuo fratello e te lo vai con lei. Sì. Allora, io posso farvi uno spoiler perché non possiamo vedere, non ho questa cosa pronta. C'è un terzo finale che non è stato. Che non è raggiungibile nel gioco, perché è stato ideato e pensato, dopo probabilmente hanno detto questo, dopo congruente non lo mettiamo più. Non l'hanno implementato. Se tu riesci a finire il gioco in 18 livelli, in 17 livelli o meno, e non perdi una vita, arrivi a questo, come dire, finale speciale dove il cattivo di turno si scopre essere il tuo fratello. Cioè, tu vai quel salvato, in realtà scopri che la testa di cavolo è lì. Qui avevo ragione qui. Esatto. E quindi devi farlo fuori. Ma non è questo il finale che andiamo a vedere, perché non c'è. Allora, se tu vai in debug mode o se usi. Forse esiste nella ROM, ma non esiste, non è implementato. O se usi i cheat puoi scoprirlo. Però per come stanno ora le cose, nessuno è riuscito a fare la stessa cosa che dovevo fare. Perché fare. È vero che ci sono delle. È vero che si deve cercare di stage se tu non muori mai, però così tanti pochi no. Adesso ci beneficiamo del punteggio, perché abbiamo già dimostrato qual è il percorso che faccio di punteggi, per cui non mi sto là a salvare gli stage ogni volta. Facciamo dei percorsi alternativi giusto per. Siamo di nuovo da sinistra moto. Non ti voglio sentire in questo moto. Allora, qui come potete vedere ci sono tanti colori, pochi bianchi, come avete visto le lettere stanno più bianchi. Qua c'è il Mondeo e il danno in modo di stare tutto ciò che quindi. Sì, anche se no è devo dire, questi cose vanno veloci e si anche in modo di andiamo sempre a sinistra, prima eravamo anche a destra, quindi più sì. Race!
abbiamo perso una cosa, non abbiamo toccato, non abbiamo trasmesso la terra, che strano. È solo uno che sente di fattura? No, no, avrete ciao, come stai? Benvenuto. Ma è dall'inizio stream che è così o... È dall'inizio o da poco che succede questa cosa? Ok, a posto. Sei stati bravissimi, me l'hai risolto. Si è regalato la sua. E per lo shock del fratello Spiracci, anche secondo me, anche il giochino si è rimasto malissimo. Non ha potuto reggere il colpo. È stato il dottor Molto. Sì, è stato molto cattivo. Allora, su questo livello non ho detto niente, anche c'erano tre lettere casuali, quindi... cosa volevo mostrarvi io? Siamo al 29... Ah, giù. Giù. Perché me l'ero preparato. Al 29 si deve andare giù, esatto. Non è che ci sono... Devo mostrarvi questo. Allora. Qui c'è una bella spiralona. Cioè, con i rischi che si deve finire questa spiralona. In realtà, tutto quello che devi fare è capire come non impastarti. E poi lì non ci si impasta. O no. In realtà no, perché qua dentro c'è il benedio, no? Bisogna che tornassi. Qua dentro c'è il benedio e finisce il gioco. E magari il gioco. Vai, dai, non manca. Altri tre round. Ah! Bello, perché comunque mette una bella carica questo gioco. Cioè... Ti tiene sveglio, sì. Ti tiene lì. Mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima. A quel livello 23 che abbiamo fatto, dove abbiamo incontrato il nostro amico Gunkan, che dice cosa è caso, si è regalato uno specchio. Sappiate che si è regalato uno specchio. No, non puoi dirlo, è solo una scritta che dice cosa è caso. Abbiamo vinto uno specchio, ok. Grazie. Uno specchio? No, non so perché. Ah, non so perché, assolutamente. Allora, ti chiedo di stringere anche questo. Questo che lo odio. Ma che fa? Però questo ha solo 20 colpi, per cui muore velocemente. Te! Muore velocemente, muore velocemente. Ma stanno 3 colpi. Va bene. Vabbè, tanto. L'ho già fatta prima la partita. L'hai già finito? No. Sì. Vai tranquillo. C'è da un portiere speciale, questo qua. Adesso lo chiedo. Una invulnerabilità durerà qualche secondo. Questo schema questo qui. Questo te l'ho dato adesso? Sì, questo schema. È il potere di comunque. Questo potere qui. No, questo livello qui senza questo potere sarebbe insensibile. Adesso sì. Dove andiamo? Alla fine. Ah, andiamo su. Qua su c'è la libellula finale. Finiamo con un boss. Mi chiedono, ma il perché di queste formiche? Mamma. Quali formiche? No, il boss. Ah, non lo so.
suppongo, per, suppongo per complicarti le cose. Un feticista degli insetti, il signor Tanto, Mister Tanto, Mister Molto. Mister Molto, sembra il nome di un porno dio. un po' come Darius con i pesci, e lui se la con gli insetti. Allora, ho voluto complicarmi le cose e fare il boss più difficile della mia città più difficile. È giusto quindi per il gusto di finire con questo, sì. Magari non faccio il bagno neanche un po', non sapevo. E che sta in basso, sì. La speciale è... è andata bene. Adesso vediamo il finale. Quello, quello giusto. Gunkan non ci dirà niente perché è l'ultimo livello. Gunkan ti sta confessando il suo cuore. No, ce l'ha già confessato quando abbiamo fatto il level up. Ah, a posto. Qui, come prima, Mister Molto, ho spinto i tuoi labirinti. Dammi tuo fratello. Dammi mio fratello. Mister Molto. Mister Molto. Qui devo fare il punto perché devo fare gli scattini. Ma noi abbiamo viaggiato con la L fino a questo tempo, non bisogna che sparare niente. E niente. Ho sbagliato, va bene, scusate. Tanto un colpo posso prendere altri tre, non cambia niente. A questo punto Rika ha un'illuminazione. Ho uno specchio, usiamolo. No. Io lo calpesterei questo una volta. Dopo questa lunga camminata, appena sono fatto il suo fratello, e abbraccio. Osservate per favore. Sembra un po' scombinato, sì, l'abbraccio. Sì. Cioè, non è. Quello non è lo sprite originale che avevano previsto. Ne avevano previsto un altro che era fatto bene. Se uno sa come andare a vedere sul ROM, sulle graphics. Si sono sbagliati. E dopo hanno messo questo e salta fuori sto bambino. Con la mano di lui sul fianco di lei. E vabbè. Vabbè, oh, dai. La faccia del beta test. Questo, questo finale è quello più difficile da raggiungere perché giustamente uno non sa cosa si aspetta. Se lo fai la prima volta ti becchi sicuramente il finale del fratello muore. Non c'è dubbio. Devi sapere. L'unica cosa che devi fare è andare al round 23 in basso, farti quel boss e prendere due specchi. Cioè, questo del futuro, l'astronave teletrasporti, ti serve uno specchio per uccidere lo scienziato di 2030 anni. Non lo sto chiedendo anche io. Anche venire armata, no? No, lei aveva solo la sua macchina sfigata, se non pigliava le L non poteva fare niente. Quello spaziale. Beh, comunque, complimenti al buon Luke per averci erudito completamente su questo gioco. Completamente non saprei, perché avrei potuto mostrare altre cose, ma insomma. Beh, però... Niente, allora, dicevamo... Non abbiamo letto nessun guess sul titolo segreto. Abbiamo detto che dell'88 è un po' difficile. Un misto fra un picchio dello scorrimento e un platform. Un platform picchia platform a scorrimento. Ma io non lo chiamerei proprio platform. Vabbè, possiamo andare avanti, tanto ormai lo riveleremo. È Namco. Giusto, Namco? Sì, c'è Namco. Namco 88. Ah, signori, devo bere. Grazie Luca Cacz, grazie di tutto. Se puoi guardati il gioco segreto, se no ci vediamo volentierissimo al prossimo giro.
prossimo giro X. Esatto, il prossimo giro X. Che ore abbiamo fatto? Presto. Già notte, inizio. È PlayStation? Sì. Ah sì? È stato grosso. Per quello che dicevo anche con lui, dico, vai tranquillo. Ti ho sciolto il manus. Hai fatto bene. Io non odio il tuo manus. Grande Luca. Voglio il titolo prima di andare a dormire. adesso. Diciamo che tradotto in italiano sarebbe la casa degli schizzi. La casa degli schizzi. Degli schizzi. Sì, si traduce così? Sì. Non lo so più. È molto semplice. Eccolo qua. Si vede. Beh, certo. Vabbè, ed eccolo a voi. Splatterhouse. Yeah. Forse. Parte. No. Riavvialo da lì. Figata. Ah, io ve l'avevo detto che è un bel titolo, ragazzi. Voi fidatevi di noi. E la cosa bella è che lui sa giocarci. Oltretutto. Se non vediamo che siamo mettiti in mano a noi. E che schizzi. Ce l'hai qui? Sì, dietro. Bravo. E quell'altro è lo stato. No, sempre... È già tutto configurato? No, è perché non so i tasti. Sì. Ecco qua. Gran bel gioco. Niente, la storia qual è? Ci hanno rubato la nostra fidanzata e ucciso anche, giusto? L'hanno ucciso in realtà. Se credo di sì. E questa maschera demoniaca ha il suo aiuto di convince la forza sovrumana per poter combattere queste forze demoniache, perché in realtà si è stata presa da un demone, qualcosa deve essere... Sì, non è l'indiano, questa maschera sta no, ma dico chi si è preso la forza. Ah sì, è una specie di questo gioco è un po' un mix di tante trame bravo Luca, seguici dalla app, metti in comodo che questo è un giocone. Questo altro gioco che vedevo in sala giochi, ma un po' perché ero bimbo mi faceva un po' paura all'epoca. Io mi sono sempre chiesto come sia passato così facilmente, italiano questo gioco. Sì, ma all'epoca sai, c'era molta meno censura, molte meno cose. Sì, beh, se passavano i giochi di nudo passavano anche. Sì, ho capito, però questa è una tosta. Hai pensato che hanno uscito? No. Ah no? Secondo prima. Sì. È uscito. È stato tanto. Questo gioco. Non ti metto parte. Vai. Ok. Stiamo abbassando il volume, grazie per la segnalazione. Vai sì, a pure meno poi, 20, meno 21. Questo è bello tosto, eh? Ok. Ok. E dicevamo 88 sto gioco, 1988. Io avevo una decina d'anni, quindi figuratevi, per un ragazzino che andava in sala giochi proprio ai primi tempi, gioco così era bello da vedere giocato dagli altri, ma così faceva un po' impressione, diciamo, però secondo me è un po' dato un po' indietro, però te ne do uno agli scherzi. Ho fatto peccare con un birro. Abbassate ancora un filo, non dà fastidio ma vi si sente poco. E noi abbassiamo un altro po'. Ti metto pausa. Cerca te. Altri due tacche dovrebbero bastare. Okay. Se no parliamo più forte noi. Oh, sì, c'è un gran casino. Ok. Ma così non vado più e tu stai qua Luca, stai qua con noi. Qua. No, dicevo con Luca. Ah, e diceva, fra la gente che c'è, il gioco che fate non vado più a letto. Tu stai qua con noi. Il trick per riprendersi là, però non te la ridà. Ah, ok. Ma sono una cosa grande. Ok.
tra i più difficili, diciamo, la verità. Però poi quel tipo di giochi che devi sapere cosa arriva. Saper prevedere i pericoli e le conseguenze, so. Percepire. Esatto. Allora, perché dalle poche che la violenza di quelle proprio. Vabbè, ci sta. Cioè, che ha fatto partire il tuo videoregistratore. Ma hai acceso l'MSX! Ah, se vuoi. Sì, ho mille rispetto. Sì, ti dirò, Luca, la versione 360, quella 3D, non è neanche dispiaciuta tantissimo. Anche se, boh, io sono più affezionato alla versione arcade, c'è poco da fare. Però non l'ho trovata malvagissima. Ok, aspetta, un attimo. Cioè, ciak, ok, costretto con la tastiera. Sì, sì, sì. Vedi, anche Passerotto dice la versione 360 è bella, assolutamente sì. E se non l'avete mai provato, anche 2 e 3 su Mega Drive, che sono originali Mega Drive, non sono usciti in sala giochi, non sono poi così. Il 3 è poi molto particolare. Il 3 aveva anche delle stanze differenti, potevate cambiare il percorso, aveva fini differenti a seconda del tempo che ci mettevate. Anche qui puoi cambiare il percorso. Sì? Non hai alcune scelte, no. Stessa, tipo qui della stanza. Ah, ok. No, beh. Questa è una scelta aggiuntiva, potevi anche non farlo. Esatto. Ma è per far più punti? Anche per far più punti. Però così perdi un fucile. No, lo stesso, lo stesso. Ah, ok. Chiodato. Con joystick. Si impara a fare un po' così. Basta di questo. Basta. C'è anche una versione NES Super Deformed con dei mostri miticissimi come Michael Jackson Vampire, è vero. Era. Splatterhouse Wampaku Graffiti. Wampaku Graffiti, me lo ricordo ancora. Assolutamente. Il Super Deformed è anche simpatico da vedere. Come simpatico? Sì, è simpatico. C'ha sto testolone enorme, questa maschera. Bravo, ecco, questo potrebbe tranquillamente seccare, no? Tra l'altro questo mostro, guardalo, questo mostro è presente nella versione handheld di Splatterhouse. Io fra la mia collezione videoludica e tutto, anche degli handheld vecchi tipo Game Watch, Jig Tiger, chiamiamoli così, fra i quali ho anche quello dedicato a Splatterhouse. E l'unico boss serio che incontrate in quello è appunto l'omino con le motoseghe alle mani e il sacco in testa, esatto. Questo è il boss del tempo. No, ma lo scaricavo. Sì, lo scaricavo prima, tutti quanti, se no. Non sono molto pratico. Io sì, no, ma in ogni caso lo usavi. Perché... Cioè, in realtà c'è chi si portava due fucili al boss. Ma fava tutto il tipo con la motosega di Resident Evil, forse il 5, sì. Mi sa il 5, che c'era il tizio con la motosega della città. Sì, quando facevi la prima città era il primo boss serio che veniva fuori.
Andando, ok, ok, grazie. Grazie Paolo della conferma. Okay. A casa mia ho la fibra 1000, se si ferma qua sono cavoletti, diciamo. Ma non dipende sempre dalla fibra. No, certo, però sai. Rax, io mi portavo due fucili, ma se vuoi scendere e fare punti di sotto ne perdi uno. Qui sono un po' in difficoltà. Non so se ci riesco. Ah, ciao Francesca Zambanni! E dicevi il 4 di Resident? Sai che non mi ricordo, ma si va nel 5. Boh, vabbè, ci guarderemo. Questa è un'altra cosa inquietante, no? che non sai mai se la tua immagine ti attaccherà o meno. Perché se non mi viene scivolata lì. Sì, il controllo è molto sega del GameCube, me lo ricordo. Era bello da vedere, un po' scomodo, però bello da vedere assolutamente. Questa croce sotto sopra. Con le capocce dei difensori che l'attacca. Accettate una croce, non ci pensi più, no? Esatto. Non so quante siano, non mi ricordo. Il rumore che fanno le teste in pezzi soddisfacenti. Esatto, è vero. Se capace mi ricordo una puntata di Devilman, cioè sì, più o meno sì. Anche due o tre. E tutto questo ambiente blasfemo. Però vedi, almeno sai lì che cosa fai adesso, spegni un cielo. Niente, un urlo così dal nulla. No, non è proprio dal nulla. È da lì. Ah, lì. Lì. Voi siete qui. Ah, sono dei mostri nudi davanti alla tua donna. Esatto. È abbastanza inquietante. Il problema è che lei probabilmente apprezza anche. Lo scopriremo dopo. Se non faccio troppo in chiaro. Ci sto pensando.
ce l'hai? Sì, questo è un... Ma Luca, non so se per la donna è più sicuro stare con i mostri o col tipo con la maschera. C'è ragione. Effettivamente l'ho dato piuttosto. cavolo, però dopo tutto il master che si è fatto. Ah sì, effettivamente. Mancherebbe solo chi dice, guarda, mi metti un po' troppa paura. Vedi che rischia la vita di così. Questo sembra lo spaventapasso del nemico di Batman. Di Batman? Sì, sai che c'è lo spaventa scherzo. Ah, sì. me lo ricordo un po'. Ma pensa a te questo Gary Bond. Di tradimento. Riesce a dire la sua mestizia, ovviamente. Oh, bravo Luca, bravo, mai finisco resto qua. Bravo. Vedi che ti abbiamo convinto col gioco. E basta. Ah, non è un boss? Ah, una specie di mini boss, nascosto tra i percorsi. Basta. Alternativi. Siamo vecchi ormai, abbiamo nostalgia, sì. Poi giocati bene, cioè al punto giocati dove spesso si vede la Boy giunta con 200 crediti, nessuna conoscenza del pattern eccetera, però qua secondo me vale la pena vedere un CC a sto gioco. Puoi disquisire direttamente con la tua fidanzata. Ecco, loro hanno finito praticamente. Basta, esatto, già basta. È un po' incupito. Adesso è un po' meno a 30 per me. Dai, è un super game. Si è trasformato, ma penso che sia un doppelganger, cos'è? Ed è lei, è lei? Ah, apposta. Ammazzata io. Beh dai. Vabbè, la voglio tenere così. Mi potevi mettere una maschera anche lei, andava avanti. Sì. Una bella maschera. Sai, se mi da buona e la cattiva so. Qua c'è, c'è qualche tempo a caso. Qua c'è tutto se mi vado male questo giorno. Per far punto, mi sembra. Cioè, le... Sì, ci puoi fare un po' di punti al box, penso. Ma non vorrei dire una bella perché non ci ho mai fatto punti a stare. Ma sì, è più che possibile. Ma quindi lei è morta? Sembra di sì. No, è morta. Ah, ok, sì, è morta. Ufficialmente bene.
quindi alla fine vai solamente all'ultimo boss a vendicare. Sì. Perché ti ha fatto uccidere la tua fidanzata. È uno di quei giochi che non può avere lieto fine, praticamente. Non è in un altro castello, no! No. Troppo buono! C'è un altro castello, c'è un altro castello, è nascosto molto bene. Ti mando un male dopo tutti i Super Mario, vedete questo, questa è una volta e gli muore effettivamente. Incendio a caso. Esatto. Incendianti. Io mi sento che fai male. Con la destra che non si possa fare, credo, perché non mi ricordo una cosa che facevo in sala. Beh, una cosa no, mi sembra adesso rende tutto molto più semplice. Comunque qui nella versione originale, cioè nella versione giapponese, la prima versione, si possono fare un botto di punti perché sostanzialmente indebolisci il boss finale fino a che non gli avanza un colpo, aspetti che il tempo arrivi e prima che ti uccida, stazione uccidi il boss, cioè uccidi il boss, ti fai ammazzare nel tempo perché non si chiude subito la scena e ricominci, puoi rifare lo schema e il boss da 100.000 punti, quindi allora forse era questo che mi ricordavo di tu, arrivi a fare fino a mi pare 800.000 punti, solo. Però solo credo non l'abbiano pensato adesso. Mi ricordo un box di Mr. Nuts, però sai che non ci ho mai giocato abbastanza Mr. Nuts, non so perché. Mamma mia, che immaginario malato sto gioco, eh sì, effettivamente sì. Poi per l'epoca... Prendeva da tutte le parti, da libri, film, c'è un po' di tutto. E abbiamo fatto l'11, sì. Ah, finito così. Addio. È così. E la maschera? Ecco. Ok, ciao. Maschera. È per quello che pensavo, forse ammazza lo spirito della maschera alla fine. Non so, non ho fatto studi. Dalle note pensavo che stesse per partire la sigla di Sailor Moon. Canzonetta. Aveva quelle due note iniziali di Antino. Ma anche no. Come se bastavano i Carlino e Cisda Kenobit stasera che giocava a Cosa Spelunchi. Ah, ho presente, sì. No, ma non risuscita, no, mi sa di no. No, no, però può morire un'altra volta, secondo me. Altrimenti è un film horror, non finisce bene. Se vuoi farla risuscitare, devi ricominciare e dopo morire tu. Se continui a non morire, muore lei. Sì, ma mi sembra pratico. Basta non mettere dentro il gettone. E qua non c'è good ending, bad ending. Madonna, è stato Hiroshi? No, è stato in realtà il nulla, però okay. Dopo lo raccogliamo. Lo spirito della maschera. Esatto. E nel 2 che fanno? Gli fregano la nuova donna? Sì, probabilmente. Mai giocato. Cos'è? Allora, su NES il 2?
No, su Mega Drive. Anzi, guarda, di quella via facciamo vedere. Tanto ce l'abbiamo qua. Aspetta. Ah, ce l'hai. Allora, nell'immensa collezione dell'SF Champion dovremmo avere anche i due Splatterhouse. Adesso c'è anche un post credit, non so se l'hai mai visto tu, Nicola. No, penso di no. Che fa? Adesso lo vedi. Vi consiglio di abbassare il volume. Fa così male con un volume così basso. Questo è il film. Sì, la maschera che si ricorda. Allora sì. Alla Jason. Quasi sicuramente ha ucciso lo spirito della maschera. Allora alla fine. Non lo so. Comunque, Mega Drive. Splatterhouse 2, Splatterhouse 3, questi sono esclusivamente Mega Drive. E c'è scritto un po' di trama? Allora, nel 2 cosa dice? Sì, la fidanzata Jennifer è tornata in vita. Esatto, è intrappolata in un incubo di vita. Ma questo era il prologo. Muore. Esatto, muoiono, lui viene resuscitato. Ci sta, è pieno di mostri. Ok. L'unica opzione è nella maschera del terrore che ti trasforma in un buffed out, quindi un potenziato. Un potenziato. Sì, sì. Macchina malvagia, pronta a distruggere, spaccare, sì, a fare casino, verso la salvezza. Sì, sì. Utilizza ogni arma, dai tuoi pugni a chainsaw sono le motoseghe. Per conquistare legioni di Uzing sono melmosi sì. Zombie e Gauss. Con le tue skill. Per andare fino avanti fino a incontrare orribili boss. Carica il mame. Però sì, niente di particolare. Mentre che sono 8 livelli, 8 mega. Hai ragione. Però sì, esclusivo Mega Drive. Il terzo invece, adesso questo è in giapponese, quindi vi risparmio la mia splendida traduzione. Però mi mette sempre. Mette sempre contro questi demoni, ma la maschera vi potenzia, è più simile a quello dell'Xbox che parlavamo prima. Qui la maschera vi fa diventare più grossi, vi crescono i muscoli, tutto, ma solo in circostanze particolari, e potete scegliere varie stanze per andare avanti nel gioco. Potete avere good ending, bad ending e cose varie, insomma, è un gioco sicuramente molto più particolare dei suoi predecessori. Buonanotte SK. Buonanotte Schi. Noi abbiamo tempo per quando fare qualcos'altro. Quando li giocate devo vedermeli. Ma allora, questo è un dibattito che stiamo facendo anche con il buon Rax e gli altri ragazzi. In teoria noi siamo i Mame Retro Avengers, quindi tendenzialmente giochiamo giochi da sala, però se vi facesse piacere vedere anche qualcosa di emulatore tipo Mega Drive, Super Nintendo, io volentieri qualcosina vi metto su, quindi se vi fa piacere, volentieri in futuro vi faremo vedere anche qualcosa preso magari esclusivo da console tipo Mega Drive, Super Nintendo o cose simili. Detto questo, abbiamo tempo per qualcos'altro adesso? Ma sì, detto questo, visto che il buon Luca è qui e non si sa quando tornerà per problemi logistici più che altro, io quasi quasi un altro giochino glielo farei fare, quindi fai. Il buon Luca vuole destreggiarsi su qualsiasi altra cosa, più che volentieri. Sì, allora giochiamo. Sì, scappate in quella casa che è sicura, per il prologo di prima.
Luca dice: tutte le ragazze favorite. Sì, in ogni gioco ha una fidanzata diversa. E non so se se le porta. Forse nel terzo c'è il good ending. Mi avete fatto venire voglia di giocarmi la versione 360. Sì, sì, ah, assolutamente. Io ce l'ho per PS3. Siamo sempre lì. Ma intendete il gioco quello di PlayStation? Sì, quello il tridimensionale. Sì, no, lo conosco. Se giocate io resta Paolo, resta pure. Se il mame ci consente, giochiamo. Non morire, mame, ti prego. No, ma lo sai, esploso. Fa così. Ok, adesso ho fatto ripartire. Allora. Ecco, questo gioco completamente fuori programma. Fuori programma, diciamo che. Previsto che ci fossero dei fuori programma, però. Insomma. Sì, tranquillo. Prendiamo cose, come dire. Oddio, volume. L'ho preso in tempo. Facciamo cose, come dire, brevi, perché sennò non possiamo tirare troppo avanti. Mi è venuta una mezza idea di portarvi non Rastan 1 ma Rastan 2, però è un gioco, come dire, brutto. Cioè, io so giocarci bene e saprei dire qualcosa, però è brutto. Oggi nelle prove me l'ha finito davanti perché gliel'ho chiesto personalmente, ma... Allora. È stata dura, cioè se questo, cioè se Splatterhouse, ecco. No, l'ho chiuso io perché perché voglio cambiare BIOS, voglio mettere una che abbia l'inglese. Ma Rastan 2 cos'è? Come si chiama? Nastar? Nastar. Ah, loro presente. Sì, è terribile. No, ecco, quello evitatelo come la peste. Però ecco, se... l'ho fatto ripartire, va tutto bene, non c'è problema. Ho fatto partire perché dovete leggere tutti gli errori in inglese. Ah sì. Come sempre Taito, sempre. No, oggi abbiamo fatto 2 su 3. Scusate il volume. Non so chi sia Aiki. Prim Amor Ajal. Prim Amor? Sì, Prim Amor Ajal. Ajal. Ci sta. Kumada Abea. Lei è un giallo. Live the Spritz. No, the Spirits. The Spritz. È vero. The Traveler con una L, ma è giusto anche così. Misty the Dancer, Paradiso the Prince. The Ghost. Un vecchio pelato che ti punta la spada contro. And Unknown. Tanti micetti! Tanti micetti simpatici. Perché sono micetti? Ah sì? Sì, sono micetti. Puoi dire quello che vuoi, ma sono micetti. Il gioco si chiama Pochi and Nia, in giapponese Pochitto Nia. È un gioco di parole perché Pochi è l'onomatopea per il verso del cane, Nia è quello del gatto. No. Però Pochi e To sarebbe E. Pochitto Nia sarebbe verso il cane e verso il gatto. Ma Pochitto è anche l'onomatopea del pulsante premuto. Quindi devi premere dei cani e dei gatti. Esatto. Durante il gioco si vedrà da qualche parte, penso in cima, in mezzo ci sono le barre, in cima si vedranno gli animaletti che premono il pulsante premuto. Ho capito che stanotte non si dorme. Non si dorme, ragazzi. Noi prima dell'una e qualcosa non vi facciamo andare a letto. C'è niente da fare. Ecco, questo è un giochino di quelli stile Puyo Puyo, un po' diverso. Facciamo su catene, gruppi, ammassi di stesso colore e risorgiamo. Più grandi sono, più grandi punti. La particolarità di questo gioco in particolare è che a dare punti è solo la coda. Ok, ma quindi in realtà ecco ad un altro gioco che era... No, giocavamo assieme. Adesso quello di Street Fighter. E... Pocket Fight. Ho fatto un po' di turno così. Puzzle Fighter anche lì. E costruisci i cubi
Fai le gemme. Esatto, sì. Fai le gemme, e però le possono esplodere solamente quando arriva l'oggetto per far esplodere quel colore della gemma. Ok, l'oggetto che fa esplodere le catene vuoi fare tu quando vuoi, ma ne basta uno. Ah, invece là deve essere specifico e ti viene giù. Come vedete su schermo, guarda, o sulla sinistra o sulla destra, stanno facendo delle catene che hanno tante delle catene che hanno tante diramazioni, tante code. Ogni coda sono dei nemici che verranno sparati all'avversario. Più lunga la catena, più nemici spara. Certo, quindi classico, sì. Quello che devi evitare di fare è fare quadrati. Okay. Perché faresti una coda solo che è l'angolo alla fine. Se tu invece fai tante code separate, mandi via tanti cani o gatti. Se tu sei un cane, mandi via i cane e l'altro tizio i gatti, eccetera, eccetera. Questo si può fare da soli o contro il computer, come in Money Idol. Cioè, ne ho nella mia raccolta, ho tanti giochi che sono fatti così. Certo, ricordiamo per quelli che si sono attaccati magari più tardi che Luke è il nostro asso della manica Avenger per i puzzle game. Più o meno. Ok. più o meno. Esatto. Già. No, lo dice anche. Sì. Comunque Splatter House mi è piaciuto moltissimo, sì. È sempre un bel gioco. Assolutamente sì. Anche da giocare. Abbiamo fatto bene a tenerlo come gioco segreto. Questo è 2.2.0. Se è 2.2 o 2.0, perché di recente su mamma l'ho messo 2.2. Adesso scopriamo che versione è questa. In un'altra dimensione, in un mondo non troppo differente dal nostro, esiste una terra di magici. Di magici? Magici gatti, cari. Di magici? Di magici. Di magia, di magia. Ok, ok. Scusate. Nei paradisi, sopra nelle terre. Sopra questa terra. C'è la casa di molti dei, grandi e piccoli. E in questi paradisi. I dog god Pochi e il cat god Nia sono gli ioli, che è specialista anche negli strategici. Non lo so, perché strategici negli arcade no, è difficile. Ogni 1000 anni fanno un gioco che è il Pochi Nia per decidere chi sarà il prossimo top star nei paradisi per i prossimi 1000 anni. Chiede Zambanni. Sì. E se qualcuno di noi sa fare Willow e magari lo porta da Kenobi. Mai giocato. Allora, Willow io ci giochiamo al mare, ma non sono buono. Cioè, non sono buono, non mi ci sono mai messo. Non so se c'è qualche Avenger in gara, però probabile qualcuno dei fiorentini. Secondo me c'è. Sì, qualcuno dei fiorentini forse. Vi faremo sapere. Sì, sentiremo da loro e nel caso se. Se Kenobi ti li ospita più che volentieri, altrimenti li vedete tranquillamente qua da noi. Che non è che adesso non guardate noi, guardiamo solo Kenobi, siamo amici, guardiamo sia noi che Kenobi, non c'è mica problema. Quindi se vi piace il gioco o da una parte o dall'altra lo vedete sicuramente. E Renzo, buonanotte, grazie a te, grazie per averci fatto visto. Compagnia come sempre. Ciao. Questa tizia non ho mai visto un morso con la rimita sua. Ok, grazie per l'informazione. Per reclutarla l'hanno, come dire, corrotta con del budino. Se vince le danno due. Ecco, questa è la versione 2.0, non è la 2.1. Sì, no, dico, lo so perché ti dà uno schema iniziale diverso. Suonerò un merda. No, perché è nuova. Ah, ora non so. Queste sono quelle 197. Perché non lasciate le live salvate del canale Twitch? Ma in realtà il canale Twitch si tiene le live, non mi ricordo per quanti giorni, penso 15 giorni. Però se non lo sapete, magari non lo sapete, e abbiamo un canale YouTube adesso dove salviamo le live e le pubblichiamo sul nostro canale YouTube. Quindi se su YouTube guardate Mamma Retro Avengers, anzi se c'è ancora Leo invito a mettere il link, o se c'è Rax invito a mettere il link al canale,
potete vedere tutte le nostre decline da lì, tranquillamente, tutte le volte che volete. Infatti questa non farà altro che essere tirata giù tipo domani, dopodomani, e pubblicata nuovamente sul nostro canale YouTube. Ciao, sono lì. Adesso è uno spirito, non uno split. Ottimo Rax, grazie per il link. Grazie Luca, seguici pure su YouTube. Una pioggia di ghiaccio. Esatto. Adesso ho mandato a farvi leggere il time bonus, però è il suo 2.0. Nella versione 2.2 ci sono questi due primi livelli che hanno uno schema diverso, che è più ricco, e quindi puoi fare un time bonus tanto specifico, ti diamo un sacco. Grande formaggino mio che sei iscritto al canale YouTube del Traverso, grazie. Speriamo che anche altri si seguano il tuo stesso esempio, e più che volentieri, quando vorrai vedere le nostre like, magari perdi per qualsiasi motivo, vedrai che lì le potrai recuperare tranquillamente e rivederti tutte le volte che vuoi. Adesso costruisco un po' di catene, non c'è più che c'è tante. Ciao. Che fulminino che viene. Hai fatto, ti dice che hai fatto una T o che hai fatto una croce, perché hai fatto delle diramazioni. Guadagni di punti, ma sono risolti. La musica è un po' high adesso. Arriviamo, ma che sei così molto. Muoviti! Sì, in realtà se ci metti troppo tempo cominciano a essere effetti da multiplayer guardati. Per cui una cosa che prima valeva 2, dopo vale 4, dopo vale 6, quindi esplodendo. No, cosa che aveva due nemici. Quindi se uno non. Se non smettono di darsi contro, comincia a andare più pesante. Beh, così fai che ti fuori. Finché non muore uno. No, in realtà no, perché dipende dal time bonus. Ah, ok. Adesso ho lasciato benedire un po' il time bonus, non voglio dire. Facciamo un monkey. Abbiamo un gatto sbuffo in salsa. Quando è che diventa difficile sta cosa? Quando si gioca qualcun altro. Esatto. La risposta è giusta, è quella. Infatti Rax avvisa che sul canale YouTube mettiamo anche le nostre partite con potenze particolari, non solo le live, vedete anche qualche partita nostra di quelle fatte bene. Volendo, nel mio canale c'è una partita questa, non contro computer, ma nel suo mondo. Ah, ovvio, vi ricordo anche il canale, come si chiama? Red View. Ok, quindi vi ricordo anche che abbiamo i nostri canali YouTube, oltre a Friends. Il suo lo potete trovare come Red Ryu e il mio è SF178. È Red Ryu con due U. Ah, con due U. Quindi Ryu. Sì. E il mio è SF178, dove potete anche rivedere varie mie partite, tesi particolari, tornei, prove di alcuni giochi. C'è un po' di tutto, nel mio canale c'è un po' di tutto. Siamo quasi a 120 video, quindi qualcosa possiamo risolvere su questo.
No, non lo so, ma mi sono un po' fatto il cuore. Vuol dire che è un tanto cuore. Se sei separato, cioè se non hai ucciso e sei separato, no, mi vedi quello che fa. Se devo un po' passare. Andiamo. Mossa degli atti. Sei ucciso. Poteva perché i bianchi poi si distruggono quando distruggi vicino loro. Ecco il vecchio pelà. Puff, mi hai chiamato e qui sono. Mi hai chiamato e sono qui. Anche perché è un po' tosto questo. È bello tosto, Quando lo gioca qualcuno che non è no, a me piacciono i giochi di qui, però confesso che non sono bravissimo. Anche me piacciono di scherzo. Questo è un modo bellissimo, hai visto la tua porta. Dopo le più lunghe, però se non ti fai la prima, non riesco a farlo. Ecco, grazie intanto ad Axe che ha linkato i nostri due canali YouTube. Mi raccomando, se vi piacciono i Metavengers, iscrivetevi anche da noi, perché comunque se non vedete un filmato da una parte lo vedete dall'altra. Andiamo a fare successo. Ciao. È diventato un gatto. E questo è Unknown. Era quello che sulla demo era Unknown. Il continuo male. Lo sconosciuto. Shelter. Testa. Chiedono Lux, quale tra tutti i puzzle game è il tuo preferito? Ne hai uno? Bella domanda. Ti rispondo dopo quando finisco qua. Intanto ci penso, esatto. Sì, anche perché sto sbagliando il pulsante per fare questo. Continuiamo a girare invece. Non vi siete annullati. Non è una bella cosa. Di velocità su questo boss, che è l'ultimo. Grazie per essere stato il vostro compagno. Grazie Luca, ci fa molto piacere se ti diverti. Vediamo se riesco a finire in velocità. Per noi per noi è un piacere star qua e sapere che vi divertite, che vi piace. Penso che sia il primo migliore che possiamo ottenere. A me fa molto piacere se è stato fuori che è piaciuto stasera. Wait, 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 wait,
la canzone di Corregano. No, se la canzone di Corregano. Ciao Tiger Man, buonasera. È riuscito a salvarsi. Perché lui per far partire le catene deve avere il colore giusto che gli capiti. No, se non gli capita il colore giusto per farle partire, è distrutto. Non avrei dovuto perdere. Finalmente ho battuto tutti. Che cosa mi dai in premio? Un punto di domanda. Il budino mi dà. Un budino gigante. No, un budino davvero. Sì, un mega budino! E tutti che sguazzano legamente nel budino, compreso. Grazie, sei che schifo. Il grande dio di tutti. Pensate che possa avere un cucchiaino? No. No. Devi finire il gioco l'altra volta e desiderare un cucchiaino. Esatto. Allora, il finale è così, un po' triste, lo sappiamo. Via, via, via. Ma non mi ricordo, potevi scegliere l'omino o è fixed? No, fixed. Okay. Purtroppo tutto fixed, almeno che tu non faccia uno contro uno umani, loro puoi scegliere. Ma cioè, non cambia niente. Sì, però non ci sono finali. È solo estetico. Allora, questo so già che non riuscirò a finirlo. Ok. Potrei farcela, ce l'ho fatta le volte, ma è molto difficile. In questa modalità sei da solo e fai catene all'infinito, per modo di dire. Qui c'è un goal di 25 livelli, finiti 25 e basta. C'è anche una modalità infinita, ma è più difficile. È dura riuscire a fare 25 livelli, ci proverò. La quota che devo raggiungere è 1700 invasori. Però ho il tempo, ho un tempo limite. Facendo invasori guadagno tempo, però devo dire, è difficile. Adesso ci proviamo. Vediamo quanto avanti riusciamo. Quindi non cambia il livello. No, avanti. All'infinito finché finché sì. Survival però comunque. Ah, intanto ricorda Lax, quando facciamo il video di questa live e tutto, fai la foto bene a Combat School, che in live ho fatto il mio personal best nuovo. Quindi sarà da comunicare anche nella nostra pagina Facebook. Notando che in allenamento avevo fatto 366.000, sto giro ne ho fatto 378. Sì, 378. Bel sound. Un bel po'. Questa è una mega colonna. La tengo in salvo per dopo, salvo per dopo. Quando fai questa musica so che sono poco di tempo. Spaccando fai tempo. Avanzando gli invasori faccio tempo. Il gioco è duali, state giocando qualcosa? Oddio. Oddio. Una bellissima domanda. Io attualmente facevo Combat School e l'ho portato oggi. E penso si stia finendo di studiare bene le cose dei cavalieri
Ma è Darun, sì, ma forse Darun... secondo me lui chiede i giochi attuali, se sono degli adesso. Oddio, PlayStation 4, guarda, sto giocando. Witch a Octopath Tower. Questo è. E sto provando sulla PS4 Kingdom Come Deliverance. I giochi moderni in questo momento che sto collegando. Mentre se parlavamo di roba mame, sì, io sto facendo papa school, lui sta finendosi di studiare Dragon The Round, tra l'altro Dreamland. Ho appena cominciato. Non so se sta. Sì, sì, abbiamo già parlato. E Luca non so se ha qualche gioco. Rispondo dopo insieme alla domanda che è il tuo puzzle preferito che mi sono perso. Ok, vabbè. Scusa. Ho dei gatti da gestire. Ho dei gatti da gestire qua, è roba seria. Occupato è bello. Bello bello. Cos'è uscito adesso? È un RPG Square Enix. Bello bello. Fai conto che riprende sia come grafica che come stile di gioco dal Final Fantasy 6. No. Capolavoro, sì, capolavoro. Hai 8 linee, ognuno con la sua storia, con le cose, le skill. Sì, ognuno ha le sue skill, assolutamente. Bello, 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 bello. Come ti sta sembrando, Occupa? Dicevo, bello, 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 guarda. Io il 6 penso sia uno dei Final Fantasy più belli che avrei giocato, se non il più bello. Lo fa che è il Final Fantasy. E quello me lo ricorda tanto, quindi non può fare altro che piacermi tantissimo. Davvero, davvero, davvero un bel gioco. Un saluto dalla Spagna! Hola! Ciao! Buenitas, 1987. Amico spagnolo! Spagnolo! Sì. Audio e colonne sonore eccezionali. Sì, 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 no, stiamo parlando sempre di Occupa 3. Tanta roba quel gioco. Ma a me piace anche graficamente. Per quanto sia più retro, io sono un amante del Total Force di Toast. E mi piace tanto tanto. Se volete da dire. Bienvenido Muericas! È vero, non c'è niente da sé. C'è pieno. Esatto. Così è apparso un cane. Sì. I gatti spinosi che non consumi dentro il cane. Gatti spinosi. Vai a vedere che fanno i gatti spinosi. Cadere oggi che bello mobile. Non sto parlando molto perché... Oh no! Mi sembra abbastanza bello. Sì, è molto concentrato in questo momento. È proprio bello. Vabbè, ma vedo c'è il fatto. Però io un po' per te. Non è tantissimo. Ma fatti cose da fare il giro al buio. Wait.
500 di questo passo. Non so che mi dato l'occhio. Insomma, questa è stata una bella botta, io non so, però. Non basta adesso, per il tempo. Mi dà sempre 10 secondi. Tanto era persa. No. Voglio dire. Beh, non può essere. Avessi avuto catene migliori, era anche più facile. Ci ho fatta tipo due volte in tutto il tempo che ci ho provato. Beh, era piuttosto difficile. È il mio traguardo, diciamo. Direi che l'1 quarto potrebbe essere il giusto, nel senso. Possiamo fare il saluto. Non rubate la mia password, eh! Ah, assolutamente, mi raccomando. Andate sempre. Lasciando. Quando è uscito il gioco c'era un sito internet. Per le classifiche online. Ah, ok, no, perché adesso mi sta venendo in mente che sarà gioco, sono pochissimi giochi a passo. Però uno in particolare mi ricorda era Gaiapolis. Gaiapolis a Bologna arrivò il giapponese allo stop, esatto. E la password era grande come lo schermo, con kanji in giapponese. Lunga. E tante volte ci toccava il fogliettino a mano, si disegnavano i kanji. Il giapponese si imparava benissimo, almeno a disegnare, scrivere, esatto, a scrivere lo imparavi, poi non sapevi cosa voleva dire. Detto questo, ragazzi, grazie a Paolo Raven per averci seguito tutto questo tempo, grazie a Luca per non essere andato a dormire ma essere stato con noi. Grazie a Muedicas, il compagno spagnolo. E grazie a Rax per il supporto tattico strategico che ci sta dando con i siti, link e tutto. Grazie a Zambagni, che ci dovrebbe essere anche lei che ci segue. Grazie a Kenobit sempre per i suoi ride, per tenersi compagnia. Vi ricordo anche del suo sito, seguite anche lui assolutamente, che è un nostro amico. E Formaggino Mio e tutti gli altri che in questo momento non leggo, ma sono sicuro che ci stanno seguendo. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Twitch, quello che state guardando in questo momento, per non perdervi mai le nostre live, che di solito vengono fatte mercoledì o di giovedì, più facilmente di mercoledì, quando possiamo, ragazzi, quando possiamo, ovviamente. E vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube sia dei Marvel Retro Avengers che SFC 98 e sì, 98 78 sarebbe bello essere, sì, essere ingioveniti di 20 anni, però purtroppo ancora no. E di Red U con due U. E niente, ragazzoli, noi siamo qua. Io da quello che leggo vedo che vi fa piacere essere intrattenuti. Aspetta, da noi, a noi fa piacere metto il canale. Allora, gli scrivo il canale così. Sì. Adesso Luca ti stanno mettendo il canale, eh? Un attimo. Punto https dove è un attimo Luca. Punto. Stiamo lavorando per voi comunque. Coso già linkato tante cose. Sì, potrebbe essere quello là. Ah, ecco, esatto. No, ho messo io il link al canale YouTube. No, vedi, te l'ha già messo lui, te l'ha già messo Luca. Ecco. Vabbè. Due volte, non c'è problema. E quindi grazie Luca anche per il link. E niente, ragazzi, devo fare una premessa a chi volesse curiosare, ficcanasare sul mio canale. Ci sono dei video che sono un po' discutibili, però a qualcuno potrebbe piacere. In che senso? Di partite che sono state giocate, quindi non è solo una questione di riproduzione, giocate e registrate a velocità alterata, accelerata. Ah, okay. Non è per storpiare il gioco, ma è come dire
una sfida. Quando il gioco è troppo, diventa troppo facile, le prove accelerate. Quindi per aumentare il livello di difficoltà. Mm-hmm. Sì, non è una riproduzione accelerata di un replay normale. È un replay giocato, velocità accelerata. Velocità esagerata. Visto che abbiamo un emulatore che fa tante belle cose. Penso a te. Mm-hmm. Ok. Però non ne faccio più, adesso voglio dire. Ah, il gioco gioco di puzzle preferito. Ray Maze non è un puzzle, quindi... Ma più o meno. Ma direi che andando sui puzzle babbo andiamo su sicuro, insomma, voglio dire... A chi non è che si è piaciuto il puzzle babbo? Più che l'uno direi che è piaciuto di più il 2, il 3. Non saprei, è una domanda complessa, ce ne sono così tanti di puzzle game. È una bella domanda. Una domanda che si porterà Luca stasera a letto con lui. C'era un'altra domanda prima, ma me la sono persa. Un'altra, non so. Sì. E... Non saprei. Portate pazienza, ragazzi. Sì. Niente. Esatto, vai. Mai siete tutti molto vecchi. Stiamo provando a vedere se ci siamo persi qualche domanda per strada. Specialista anche di strategici? No. Direi di no. Se un esempio di strategico quale potrebbe essere? Ma gli strategici sono più giochi da PC, secondo me. Command and Conquer. Ecco, Command and Conquer ero bravo io una volta. Cioè, diciamo che mi appassionano, però non sono così bravo. Ecco. No, strategici no. Va bene, e niente ragazzoli, noi la nostra serata l'abbiamo fatta grazie a voi della compagnia che ci avete fatto, grazie di non essere morti della mia brutta faccia. e niente, noi tendenzialmente mercoledì ci rivediamo mercoledì. L'unico statistica che c'è ricordo è Rampart con le trackball, me lo ricordo anche io. Effettivamente. E noi di solito ci rivediamo di mercoledì, quindi se non ci sono problemi particolari ci si rivede sicuramente mercoledì prossimo. Non sono sicuro che streameremo da qui, probabilmente da Firenze o dintorni. Ma comunque rimanete sulla nostra pagina Facebook per essere aggiornati settimanalmente di che cosa portiamo e di quando lo portiamo. Va bene ragazzuoli? Io vi ringrazio ancora e per sto giro finiamo qua. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao.